per essere di nuovo qua e approfondire attraverso la mentalità o la parte psicologica il nostro tennis. Il tema del piacere, proprio il piacere di giocare, il piacere di giocare è per noi il piacere di migliorare. Nella nostra società, e mi accorgo quando faccio lezione, non è dato per scontato che le persone, i giocatori, siano nella sfera del piacere. A volte cadono nella sfera del dovere. Sì, il dovere di migliorare, il dover vincere, il dover essere educati, il dovere. C'è questa idea, prima il dovere, poi il piacere, ma nella sfera del gioco, e secondo me, piano piano nella mia esperienza anche di vita, il concetto di piacere deve essere messo al primo posto. Il concetto di piacere è veramente quello che ci muove e ci fa godere, ci fa divertire. Quindi, allegato al piacere, c'è il nostro divertimento. Quando faccio una partita, faccio un allenamento o quando anche guardo giocare gli altri, io devo sentire un piacere che adesso vedremo magari in che cosa consiste. Al contrario, quando sono nel concetto del dovere, probabilmente c'è una coercizione. Il divertimento è legato soprattutto all'armonia. Mentre nella coercizione c'è uno sforzo, soprattutto quando le cose non vengono magari ancora bene. Perché è interessante stare da questa parte? Perché da questa parte c'è un'energia molto creativa, proprio c'è creatività. Mentre nella coercizione, lo sforzo, c'è un'energia, ma è un'energia reattiva. Ed è un'energia a volte di opposizione. Questo modo di vedere dà la possibilità a noi di cominciare a vederci e vedere che tutta questa cosa porta delle emozioni. Cioè, noi ci muoviamo nel piacere o nel dovere, perché emozione vuol dire muoversi. Queste emozioni sono legate nel piacere, c'è felicità, entusiasmo e gioia. Invece, quando siamo da quest'altra parte, noi sentiamo a volte l'energia e l'emozione di rabbia, tristezza, paura. The ball was called out. He was talking to me. Yeah, come on. I wasn't allowed to challenge like after 2 seconds. The guy takes a 10. Another forehand. Wow. When do you ever see Roger Federer destroy a racket? Noi in realtà a volte ci troviamo nella rabbia, ci troviamo nella paura o nella tristezza senza accorgercene, perché non siamo stati capaci di discernere se le cose che facevo e i risultati che avevo erano legati al piacere, al divertimento, all'armonia, quindi energia creativa, o se invece comincio a essere nel dovere. Non è che la rabbia non fa parte del nostro mondo, ma sapere scegliere, magari quando siamo arrabbiati, però passare poi alla felicità, oppure quando siamo
della gioia, a volte avere paura può essere che ci salvi. Chiaramente io credo che le energie migliori sono sempre legate al piacere. L'idea è di cominciare a valutare, quando ci alleniamo e quando giochiamo, che tipo di giocatore siamo. Oh, that's genius. Absolute genius. Divertitevi a giocare e divertiamoci a stare insieme in questa parte.